Mamma Schiavona e le sei sorelle, il titolo immaginato per l'evento che riunirà le sette sorelle in un'unica grande festa popolare in senso metaforico terrà insieme tutte le tradizioni popolari del territorio regionale. Musica, cultura, tradizione e devozione dunque da domani, domenica, a martedì 12 settembre per riunire i riti delle sette madonne nel piccolo borgo irpino alle pendici di Montevergine. Questo attesissimo anniversario dell'Aiuta sarà una celebrazione unica, un incontro di popoli, un racconto affascinante di grande impatto storico e antropologico. Con la direzione artistica di Fiorenza Qualogero e il sostegno dell'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Marciano, tanti momenti di approfondimento, concerti, esibizioni e degustazioni. La Tre Giorni comincia domenica con l'incontro nella chiesa Santi Filippo e Giacomo che si concentrerà proprio sul legame fra la Madonna dell'Arco di Santa Anastasia, la Madonna Pacchiana di Castello di Somma Vesuviana, la Madonna delle Galline di Pagani, la Madonna dei Bagni di Scafati, la Madonna dell'Avvocata di Maiori, la Madonna di Mater Domini di Nocera Superiore e la Madonna di Montevergine. Alle 18.30 nella stessa location il concerto Donna Madonna di Fiorenza Calogero. La prima giornata sarà chiusa con Antonio Amato, che dal palco di piazza Umberto I metterà in scena musica storia unendo sonorità a tradizionali campane e salentine. Il di pomeriggio la Madonna arriverà in piazza De Manio con la sfilata di auto, cavalli e carrettoni addobbati a festa che attraverseranno i vicoli e le strade di ospedaletto. Alle 19.30 sarà Angelo o Capitano Picone a fare la sua invocazione a Mamma Schiavona lasciando poi spazio al concerto devozionale a Maria con Biagio Trepisco e il coro popolare dell'Agronocello. Cerino Sarnese. Dalle 21.30 si incontrano invece le sette Madone con un'esibizione corale per poi ritrovarsi in Piazza Umberto I per un'aggregazione spontanea in memoria di Marcello Colasurdo. Il 12 settembre sarà il giorno della salita al santuario di Montevergine, aiuta celebrata con il pellegrinaggio, la Santissima Messa e la processione rievocativa. Dall'alba fino alla notte non mancheranno tammuriate spontanee, spettacoli teatrali e arte di strada. A salutare la 25esima edizione di Aiuta a Montevergine ci sarà Peppe barra sul palco di Piazza De Magno appuntamento alle 21.30.